E questo è Carvajal, 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 Carvajal. Vabbè, comunque, questo è forte, questo qua, questo mica è una scartina. Questo è il calciatore che domani praticamente sarà in campo contro il Napoli. Questo è il calciatore comunque di vecchia età del Real. Adesso non lo so se lui è capitano o meno, ma comunque è un tipo di là, veterani, diciamo, del Real. E comunque domani ce lo troveremo contro, ma noi abbiamo praticamente anche noi le nostre cartucce da mettere in canna. E comunque andiamo ad ascoltare, poi dopo praticamente te ne traiamo il commento finale. Vai, Carvacal, vai! Salve Dani, qui in fondo, Vittorio Calero, diretto per Real Madrid Televisione. Hai già fatto due gol e due assist in questa stagione, che è una sicuramente delle migliori della tua carriera. Come arrivi alla partita di domani tu con il Napoli e come il Real Madrid? Beh, buon pomeriggio a tutti. È vero che a livello di statistiche offensive sicuramente sta andando molto bene, sto contribuendo molto alla squadra, ma soprattutto per quanto riguarda la fiducia e il rendimento, mi trovo in questo momento in una situazione in cui sto molto bene. Domani sarò al 100% concentrato nella partita con un grande rivale, con Kara Svelia del Napoli che sta andando molto forte, quindi l'idea è di rimanere primi del gruppo e vediamo come andrà domani. Mecho Ruiz, Cadena Cope. Non so se sei d'accordo con me, che sei forse nella tua migliore stagione, o comunque una delle migliori tue stagioni. Volevo chiederti se sei un giocatore che gioca molte partite con Real Madrid, Liga, Champions, Supercoppa, Mondialito, con la nazionale. La questione del calendario, dice Ancelotti, e quasi tutti sono d'accordo che bisogna ridurre le partite per poter evitare le lesioni. Ma cosa potete fare come giocatori? Potete imporvi in determinate partite? Come lo vedi tu che giochi moltissime partite? Beh, è evidente che un giocatore di elite che gioca in una delle più grandi squadre d'Europa, che lavora anche nella nazionale, evidentemente il calendario è molto molto esigente con il mondiale di club. Praticamente non avremo nessuna estate senza competizioni, mondiale, Eurocopa, il mondiale dei club, la National League. Sono d'accordo con il mister e anche con altre persone che condividono questo parere, che sono troppe partite, ci possono essere molte lesioni, questo non è un caso evidentemente. L'esigenza è molto molto elevata ed è molto difficile con tutti questi viaggi, con i rivali essere sempre al 100% ogni 3 giorni praticamente. La soluzione, noi come giocatori abbiamo evidentemente la potestà, la facoltà di poter fare qualcosa, noi siamo quelli che stanno giocando in campo, ma è complicato mettere d'accordo tutti i giocatori, non tutti i giocatori hanno tante partite, è una questione piuttosto complessa direi, ma è una realtà il fatto che ci siano moltissimi infortuni e con un'alta percentuale probabilmente dovuta al calendario così denso, così esigente. Salve Dani, qui indietro, Juanma Sanchez di Radio Nazionale. In questo momento la squadra ha 8 infortunati con il sovraccarico di Modric, con un po' la situazione della stagione 2021 con Zidane in panchina, anche un periodo con moltissimi infortunati. Non so se si può sfruttare in questo momento quelli che giocano di meno anche per rivendicare la loro capacità e se ti ricordi com'è andata in quell'epoca. Allora sì. Non è positivo che ci siano tanti infortunati, ma sicuramente quando ci sono degli infortunati ci sono altri compagni, altri giocatori che in genere non hanno molti minuti, diciamo, nelle gambe. Gli arriva un po' l'opportunità in questi casi, per cui devono essere pronti e alla fine dei conti può essere che magari i giocatori che sono meno frequenti nella dinamica del gruppo possano entrare in questa dinamica e sono sicuro che ci potranno essere d'aiuto anche in questo momento, potranno fare delle grandi partite e ci aiuteranno a raggiungere un po' di più l'obiettivo. Ciao, come stai Dani? Javier Israel della Cadena SER, giochi con la nazionale, con il Madrid, sei un veterano di entrambe le squadre. Tu pensi che sarebbe interessante che vi bloccaste tutti, diciamo, fare un sit-in tutti quanti per
cambiare i calendari così complessi. Beh, è difficile, come ti dicevo, sono molti giocatori che non sono d'accordo o che non sono a favore di questo numero così elevato di partite, in alcuni casi appunto intrascendenti, partite molto molto importanti. Molta gente parla di questo fatto, dicono se non volete giocare tanto riducetevi lo stipendio. In realtà percentualmente se si paga meno prenderemo meno soldi, questo sì, però quello che non si può fare è spremere troppo il giocatore, perché alla fine dei conti non si vede il massimo di ogni giocatore. Il giocatore al top nelle partite, le partite naturalmente scendono di qualità, calano di livello. Questa è una realtà. Pianicelli, Canale 21 da Napoli. Napoli ha cambiato allenatore, la partita dell'andata è stata molto equilibrata. Che Napoli si attende domani sera in campo al Santiago Bernabéu? Bueno, pues Nápoles es un equipo de Il Napoli è una squadra di livello mondiale, è vero che è cambiato l'allenatore, per questo ci aspettiamo un team molto più motivato quando c'è un cambio di mister. Ovviamente i giocatori vogliono dimostrare all'allenatore che vogliono continuare a giocare, che vogliono fare delle buone partite, e quindi ci aspettiamo un Napoli coraggioso che cercherà di vincere per poter consolidare la sua posizione, arrivare agli ottavi di finale e magari raggiungere anche il primo posto. Quindi siamo pronti per qualsiasi tipo di partita. Come va, Dani? Fernando Burgos, Onda Cero. Nel tuo caso, come gestisci il dosaggio delle forze, degli sforzi, sia in nazionale che nel Madrid? Sei tu che dici al mister non sto molto bene, sei tu, sei Ancelotti che decide, sono i medici. Come funziona un po' questa gestione delle forze? Beh, io sono un giocatore che si misura poco a livello di sforzo, cerco di essere sempre in campo, di dare sempre il massimo. Non entra nella mia testa il fatto di non funzionare al 100%, ma se ci sono momenti in cui il corpo mi chiede di fermarmi, naturalmente. Poco a poco ti conosci con tutte queste partite, sai perfettamente quando vai contro un rischio di farti male o pensare che nelle partite successive magari puoi avere qualche problema, parlarne con il mister, con il medico. È un po' questo l'obiettivo naturalmente di tutti, cercare di essere al 100% quando ci sei e se no ci sarà un altro compagno che ti sostituirà e potrà funzionare molto bene. Miguel Ángel Toribio di Radio Marca, lo chiedi come vedi da fuori la situazione del Barça, se vedrai questa sera la partita e se a voi interessa avere il Barça come possibile rivale nei potenziali incroci o preferite che venga eliminato? La prima domanda, beh, come vedo da fuori Barcellona, beh, la situazione attuale dal punto di vista sportivo, alla fine dei conti, sono sempre lì. Con un piede e mezzo negli ottavi di finale della Champions, stanno lottando nella Liga, sono a 4 punti scarsi da noi che siamo il leader, e si vede chiaramente che la Liga è molto, omogenea, che ogni partita si fa fatica, è un rivale per tutte le competizioni a livello di Champions, sicuramente è un piede e mezzo già negli ottavi. Noi ci concentriamo su quello che riguarda noi, l'idea è vincere domani, essere primi e alla fine se tra qualche mese ci dovremo incrociare con loro, beh, cercheremo di fare il massimo e di vincerli. Salve, buon pomeriggio Dani, Guillermo Rey per The Athletic. 10 anni fa, quando sei arrivato alla prima squadra, Ancelotti ha detto che eri il giocatore che l'aveva sorpreso maggiormente. Dopo questi 10 anni, 5 stagioni con Carlo come allenatore, volevo chiederti se è possibile due cose. È l'allenatore che più ha sorpreso te e se ti sorprenderebbe che se ne andasse quest'estate. Beh, voglio ringraziare quello che ha detto a suo tempo. È vero che era uno sconosciuto per lui e quindi ho avuto un po', diciamo, sono caduto in piedi con lui in un certo senso, che mi ha sorpreso alla fine con Zizou e con lui, sono i due allenatori con cui ho più lavorato, continua a reinventarsi, a portare la sua esperienza, a analizzare tutte le partite e lì si vede il buon rendimento che sta dando al Real Madrid.
Per me che fosse con noi tutti gli anni che vuole in questo club, io penso che sarebbe fantastico, perché ci sono pochi allenatori che possono funzionare meglio di Carlo nel Real Madrid. Dani, Tatiana Mantovani, TIT Sports, Brasil. Ti farò una domanda in spagnolo. Volevo farti una domanda su Rodrigo, perché in questo momento ha un grande momento, sta vivendo un grande momento dopo delle critiche iniziali, perché faceva delle buone partite ma non faceva gol. Adesso sta facendo anche gol, assist, quello che si chiede a un attaccante del Madrid. Come lo vedi mentalmente da qui a quando tornerà Vinicius tra un paio di mesi? Come vedi Rodrigo? Beh, Rodrigo sa che sei nel Real Madrid, che sei che fai tre partite senza segnare, ti cominciano a piovere le critiche, sa cos'è, perché è da anni con noi e sono contento che si sia potuto togliere questa pressione del gol. E lui cerca sempre di aiutarci al massimo. È vero che quando funziona bene e inizia a segnare, la squadra lo nota, e speriamo che continui così con questa buona fase, perché ci aiuterà molto. Dani, sono del diario Marca e volevo sapere quant'è l'importanza di che giocatori del vivaio come Nico Paz e Gonzalo García abbiano già debuttato con la prima squadra. Beh, penso che è importante, perché abbiamo il vivaio migliore del mondo, quella che più apporta giocatori al calcio d'elite, e appunto, come abbiamo detto prima, questi infortuni consentono a questi giovani di avere nuove opportunità. Sono giovani molto ben preparati, Mario, Miguel Ángel, sono giocatori che stanno spingendo forte dal basso e hanno potuto godere di qualche minuto a Cadice. Sono sicuro che in queste partite potranno aiutare la squadra e dimostrare la grande qualità che hanno. Salve del Paese, volevo chiederti di un altro dei giocatori che stanno cogliendo queste opportunità, degli infortunati. Lunin, per esempio, che è già comparso due volte, no? Prima si è infortunato Courtois, poi Kepa, e sembra che in questo momento sia più con un miglior livello, diciamo, più sicuro. Come lo vedi? Com'è? Perché l'altro giorno, dopo una parata incredibile, ne ha parlato con molta freddezza, diciamo, no? Non ha voluto parlarne molto. Com'è lui? Si sta godendo questo momento dopo il commento di Ancelotti che è probabile che sabato non giochi più? Come lo vedi? Io penso che Andrei è un grande professionista, un enorme professionista, si allena tutti i giorni. È vero che è molto introverso, che non si lascia trasportare dalle emozioni, ma da qui voglio fargli le congratulazioni, perché ogni volta che ha giocato è stato all'altezza, ci ha aiutato moltissimo. Quando Kepa si riprenderà, sarà già una decisione dell'allenatore, ma io ti dico, tutte le volte che ha giocato l'ha fatto in modo eccellente. Congratularmi con lui, perché è lui che contribuisce molto alla squadra e ci aiuta a ottenere punti. Un'ultima domanda. Allora, io sono di OK Diario. Hai detto che Ancelotti è il miglior allenatore che ha potuto avere il Madrid, che può stare il tempo che vuoi. Come madridista firmeresti già con lui? Sai cosa rimane di stagione, sai che se qui non si vince nulla è complicato. Ti assumeresti questo rischio con un allenatore come Ancelotti? Beh, sappiamo tutti come funziona la questione degli allenatori nel calcio. Alla fine i risultati sono quelli che segnano un po' il futuro degli allenatori. E io certo farei il rinnovo subito, firmerei il rinnovo subito, già domani. Non ci sono tanti allenatori che funzionano bene come Carlo. Lui stesso lo sa che se in questo club non si vince, in genere la testa del mister è quella che salta, anche quella di vari giocatori, ma questo è così. In questo spogliatoio è uno dei rischi che viviamo tutti, no? Sappiamo comunque che ha una enorme capacità di lavoro e il livello che può portare alla squadra. Grazie. E vabbè, anche questa qua, comunque la cosa da apprezzare è la traduzione simultanea. Ah, finalmente, in modo che uno non si sente quel parlare, poi alla fine bisogna aspettare che venga tradotto, perché poi, diciamo, ci sono alcune lingue che si fa un po' fatica, magari lo spagnolo e l'inglese alquanto, ma dove capita il russo, il polacco, l'ucraino, oppure il tedesco, come c'è stato con l'Unione Berlino,
diventa veramente difficile capire, a meno che una non afferri il concetto un qualcosa, e allora sì. Ma comunque tornando alle dichiarazioni di Carvajal, praticamente quello che in questa conferenza quello che è emerso di più è il discorso delle troppe partite. Io l'ho sempre sentito, cioè da un po' di anni sento che sì, questa accusa che si giocano troppe partite, troppi infortuni e quindi i calciatori non hanno tempo. Però al tempo stesso, come ha detto pure lui, sì, però ci sono pure calciatori che non giocano e aspettano proprio che appunto si infortuni un calciatore per entrare loro in messa. Cioè è un po' cattiva sta cosa, no? Cioè c'è quello che sta in panchina che spera che tu ti faccia... Non credo che sia così, cioè che uno che spera che il suo compagno ti faccia male, però comunque è l'occasione che appunto uno c'ha un piccolo risentimento, un'indisposizione, un affaticamento, e allora entra quell'altro calciatore che c'è in panchina, e questa mi sembra una cosa giusta e cosa. E poi comunque, cioè, vi rendete conto, cioè, non dico che domani gioca la primavera, ma domani ci sono tanti e tanti ragazzini che giocano, perché ci mancano otto calciatori titolari, e comunque il Real è sempre Real, cioè va nel vivaio... ci trovi dei campioncini, comunque vabbè, a parte questo mi raccomando, mettete sto like, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, soprattutto condividete. Comunque niente, tra poco c'è Carlo, c'è Mazzarrone, c'è Valterone Mazzarrone, non lo so con chi viene a parlare, forse avevo qualcosa, ma non sono sicuro, comunque vabbè, andiamo a vedere, comunque... solito, mettete un like, iscrivetevi al canale, commentate e condividete, ciao, 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 ciao.